Ah, e stavolta mi tocca ospitare anche gli odiatissimi nemici di Intellivision. Che ti rendono giovane! Affezionati ascoltatori, bentornati nel salotto buono della Tariteca. Sono particolarmente iperattivo in questo periodo di quarantena e ho deciso di impegnare il mio eccesso di tempo libero ospitando retro gamer anziché polemizzando e incazzandomi sui social, come sta facendo del resto la maggior parte delle persone. Fino a oggi in Atariteca ho trattato temi a prevalenza Atari e va bene così, direte voi. Del resto, siamo o non siamo sulla Tariteca? Ma adesso i tempi paiono maturi per parlare anche degli altri. Di loro. Dei primi acerrimi nemici di ogni possessore di console Atari nei primi anni Ottanta. Ebbene sì, amici, oggi andremo a parlare di Intellivision e in particolare approfondiremo il discorso sulle varie incarnazioni che si sono succedute sul mercato fino alla sua inevitabile scomparsa. Cosa avete detto? Parlate più forte. Intellivision amico? No, di quello non parliamo adesso, perché ne abbiamo già parlato prima in una puntata dedicata che potrete trovare nell'elenco di quelle già prodotte. A questo punto non vi resta che mettervi comodi e prepararvi ad ascoltare la suadente voce di Maurizio Pistelli, presidente dell'associazione Retro Computer Vico Retro, esperto conoscitore del pianeta Intellivision e amante della grafica pixellosa. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram della Atariteca per inviarmi i vostri feedback e di iscrivervi sempre al canale Telegram Atariteca Channel per ricevere le notifiche quando vengono pubblicate nuove puntate. Tutti i contenuti delle puntate in formato testuale possono essere reperiti sul mio blog personale che si chiama Chi non corre è perduto, rintracciabile all'indirizzo simoneguidi.info. Flashback di una quarantina d'anni. Ognuno di noi, ragazzini neanche tanto brufolosi, ha un compagno di classe ricco e un cugino agiato in possesso di una console Atari o Intellivision. E se per caso questi due soggetti si incontrano per strada, son botte. Entrambi sono disposti a giurare su quello che hanno di più sacro, tranne le mamme, che insomma le mamme no, le mamme si lasciano sempre stare, che il proprio sistema di gioco è migliore dell'altro. E i giochi che giocano su uno sono migliori di quelli che si possono giocare sull'altro. Quanto c'è di vero in questa affermazione? Ci sono fiumi di parole da spendere a riguardo. Adesso non abbiamo tempo per approfondire. Adesso abbiamo solo bisogno di ascoltare Maurizio Pistelli che ci racconterà la parabola commerciale dei vari modelli in television immessi sul mercato. E allora, a questo punto, vai Maurizio! Intellivision ha una sola parola per chi ha già un altro videogioco. Peccato. Peccato perché sarà difficile rivedere giocatori così veri e azioni così entusiasmanti. Peccato davvero per chi ha già un altro videogioco. Buonasera a tutti. È un piacere essere qui, anche se mi sento un po' in territorio nemico su un blog dell'Atari, ma era l'ora che qualcuno... È un podcast, Maurizio, sei assediato su un podcast. Sono assediato su un podcast. Sempre assediato mi sento. Comunque sono venuto qui a portare alta la bandiera dell'Intellivision, sì. Che è una console che ha fatto storia. Non quanto l'Atari 2006, ma è stata forse quella che ha creato la prima console war. Sì, conosciamo e che ancora oggi ci perseguitano. Tanto per incominciare, Maurizio, io sono immensamente gratificato della tua presenza in Atariteca. Addirittura. Noi ci conosciamo da 20 anni ormai. Sì, anche di più. Tu già nel 99, mi ricordo, eri un gamer scatenato e mi ricordo di quando comprasti le azioni Sony in concomitanza dell'uscita di PlayStation 2. Sono conosciuto la PlayStation 2, esatto. Facemmo anche dei bei soldi, perché
fu un'idea così che venne, mi venne in mente coinvolgendo altri colleghi, che chiaramente l'operazione, essendo fatta sulla borsa di Tokyo, era alquanto complicata e costosa, quindi si decise di fare una cordata e mi vennero dietro, perché parlando di questa PlayStation 2, mi ricordo era, mi sembra, febbraio, prima dell'annuncio, un febbraio, non mi ricordo, l'anno forse del 1999, e si fece nel giro di un mese il titolo della Sony, fece un'esplosione, perché la PlayStation 2, dopo il boom della PlayStation 1, era attesa, gioco facile, era un colpo facile in borsa, e mi ricordo sicuramente un 15-16% nel giro di 14 giorni, fu un bel colpo, raddoppiai il mio stipendio. I retro gamer sono anche questo. Speculatori sì. Di borsa, mai più fatto, perché poi non ci sono più stato dietro, però effettivamente erano appunto tempi diversi, e quegli annunci, oggi forse il titolo all'annuncio di PlayStation 5 non ha fatto lo stesso botto, no. E poi è un periodaccio, l'annuncio della PlayStation 5 è caduto in un periodo sbagliato, però a quel tempo era una notizia meno comune ormai, da seguire. Ormai diciamo che anche Sony e PlayStation sono entrati nel nostro abitudinario modo di essere. È come di videogiochi, dicono PlayStation. Esatto. Un po' come a quei tempi dire videogiochi significava dire Atari, no? Esatto, purtroppo devo essere sincero, era così. No, ammetto, ai suoi tempi non ho avuto né l'una né l'altra. Io, il mio primo approccio ai giochi, comunque a questo tipo di apparecchiature, è stato il 64. Come nel 64, nell'82, 83, con i soldi generosamente donati da familiari per i regali e da mio padre e mia madre per colmare la cifra che mancava, però avevo amici che li avevano, quindi era tutta una gara andare a studiare a casa loro tutti i pomeriggi per cercare in realtà poi di mettersi lì con l'Atari. Ricordo partite infinite ai Predatori dell'Arca Perduta sull'Atari 2006, un'avventura praticamente, come mi ricordo sull'Intellivision Dungeons and Dragons. Ma il bello della nostra generazione poi alla fine è quella che, vabbè, noi avevamo un sistema, no? Io avevo Atari, l'altro c'aveva Spectrum, però alla fine eravamo circondati da delle amicizie che avevano altri sistemi, e quando si andava a casa degli altri si giocava anche sugli altri sistemi, quindi alla fine abbiamo provato tutto. Eravamo troppo giovani, troppo meno informati. Sì. Mi ricordo solo la rivista videogiochi della Jackson, ma non c'era altro, quindi di conseguenza per noi era tutto bello, perché soprattutto se non ce lo avevo era bellissimo allora. Cosa che non avevo, e quindi vedevo cose nuove, e quindi era tutta una scoperta, fino a che non sono arrivate le prime cassette copiate sui computer. Sì. Cartucce erano regalo di Natale, della promozione, se qualcuno faceva la prima comunione, quindi ogni gioco era wow, era tutto bello, se no dovevi andare in sala giochi. Sì. Il sogno, poi il punto di riferimento appunto era sempre quello, la sala giochi. Oh. La giochi, siamo partiti tutti da lì, sì. Tutti da lì, a quelli della mia età sono partiti dalle sale gioco, anzi dire quasi sale gioco è quasi un'eresia, perché in realtà le sale gioco dovevano ancora nascere, erano i bar, sì. I bar, gli stabilimenti balneari, qualche Luna Park, e mi ricordo che il mio primo gioco è stato speso in Vedez, posso dirlo, al Bagno Zara a Marina di Pisa, sì. Me lo ricordo come se fosse ieri. Parliamo del 78. No, ma infatti le nostre prime esperienze videoludiche sono state nei circoli, nei bar, come detto te, allo stabilimento balneare. Perché dopo sono venute le sale giochi. Dopo, una volta che avevi 1.000 lire in mano, ti facevi anche 500 metri, perché in quel bar laggiù c'era un gioco che quello più vicino a te non ce l'aveva mai avuto. Ci muovevamo anche meglio, eh. Certo, ci muovevamo anche meglio. Come fanno i ragazzi di oggi è più difficile. No, a quel tempo si poteva anche inforcare una bicicletta senza il rischio di essere stirati, ecco. Esatto, bravo. Però esatto. Ciancio alle bande, Maurizio. Dai, io ti ho qui in Atariteca a farci sapere la parabola commerciale dell'Intellivision, della console Intellivision, certo. Nelle sue varie incarnazioni, giusto?
Certo, è un argomento a cui tengo molto perché purtroppo soprattutto online non ci sono mai dettagli completi o una spiegazione ben chiara, e come poi ti spiegherò ci sono anche dei dubbi sinceramente su dei nomi che sono stati dati, che confondono un po' le persone quando si tratta sia di collezionisti ma anche di appassionati dell'epoca, perché l'Intellivision nacque come console addirittura nel lontano 1979, però fu prodotta in pochi modelli come test di prova dall'allora Mattel, che nacque in quel momento come Mattel Electronics con i primi giochi elettronici e le prime cose, quindi per loro era, come per tutti, un terreno inesplorato. Era la prima volta che questa ditta decideva di proporre una macchina da casa, sì, da attaccare al televisore di casa. Quando lo fece nel 79 produsse queste prime unità di Intellivision, che chiamerò, come tutti le chiamano, Intellivision 1, che era un modello che poi nell'82, 81, 82 fino all'83, 84 fu quello venduto anche da noi in Europa, che conosciamo tutti, quello è un modello piuttosto ingombrante. Quello della Intellivision stellare, allora, quella che insomma l'ha fatto conoscere nel momento di massima popolarità. Quella console con le finiture, il color legno finte e dorate, con i due joypad che non sono joypad, ora li chiamiamo joypad, a quel tempo erano solo controller, invece oggi abbiamo ben distinto, era un joypad, non un joystick, che non aveva la leva. Aveva questo disco e questo tastierino numerico alquanto innovativo, anche se poi lo hanno avuto anche il Creative Vision, il ColecoVision, su cui si potevano applicare queste mascherine di plastica, questi overlay, queste mascherine di Midar, che a ogni gioco cambiavano per personalizzare e dare un riferimento al giocatore dei tasti da premere. Una particolarità proprio per semplificare l'uso del tastierino e non costringere il programmatore a spiegartelo nel gioco, certo, perché tanto l'avevi davanti a te la spiegazione, i tasti, action, spara, salta, eccetera eccetera. Aveva un disco, non un joystick, un disco da 16 direzioni, e appunto il primo modello era particolare perché seguiva appunto le linee del design del tempo, quindi queste finiture di legno, perché a quel tempo l'arredamento tipico preferiva il legno, non c'era ancora il metallo o la roba moderna, il bianco e il nero. Si usava anche per l'Atari 2006 legno. Fu fatta la stessa scelta di look, sì, me lo ricordo, col legno, con la radica, perché si intonava alla maggior parte dei televisori che avevano la finta radica di plastica. Ora ci fanno i cruscotti delle auto, ma a quel tempo ci si faceva le console con la finta radica, sì. Era una maniera molto... E aveva due controller, perché una delle caratteristiche principali della prima edizione di Intellivision è che i giochi, essendo quasi tutti prodotti internamente, alla prima parte del catalogo erano tutti giochi prodotti internamente alla Mattel, usavano per la maggior parte giochi sportivi, e giochi sportivi che non prevedevano l'uso del computer ma solo di due giocatori. Quindi effettivamente, se da un lato era molto amichevole come console, senza riferimenti alla recente Amico, sì, non prevedeva l'uso del computer. Il computer non era mai stato programmato per giocare contro il te al calcio. No, ferma le macchine. Quindi questa cosa, vedi, io non la sapevo. I giochi in television sportivi per la maggior parte sono tutti concepiti per fare one to one, cioè uno contro l'altro, non c'è l'intelligenza artificiale con la quale giocare. I giochi tipici di squadra, per fare l'esempio il basket, sì, il calcio, il baseball, o anche giochi non sportivi ma tipo Utopia, che era uno dei primi strategici a turni, eccetera eccetera, prevedevano solo ed esclusivamente la modalità a due giocatori. Poi c'erano anche giochi da singolo giocatore, Astro Smash, sì, Space Armada, piuttosto che il mitico Dungeons and Dragons, ma erano giochi per il single player. Quelli sportivi da gioco, da squadra, via, quindi appunto il calcio e così via, erano tutti per due giocatori e basta. Negli anni successivi, dopo la Mattel, vennero riprodotte gli stessi giochi con nomi leggermente modificati, con licenze. I primi giochi fatti sotto licenza delle leghe ufficiali prevedevano anche la partita te contro il computer, cioè contro un avversario guidato dalla console.
però i primi giochi Mattel erano solo per due giocatori, si poteva giocare solo in due, uno contro l'altro. Perfetto, capito. Questo accadeva appunto nell'82, quando la console uscì anche da noi, perché in realtà negli anni 80-81 fece il suo debutto in America, poi piano piano la Mattel, che si buttò su questo argomento perché aveva già una rete di distribuzione, non ci scordiamo che la Mattel ha fatto i soldi con Barbie, quindi non un oggettino dell'ultimo momento, ma un oggetto che ormai è storia dell'uomo degli ultimi 70 era anni. Era un'azienda con le spalle larghe, quindi sapeva come far arrivare il prodotto al consumatore, non aveva problemi di trovare distributori. Quando ci fu il grande crash dell'83, che ricordo fu dovuto fondamentalmente anche a Mattel, come ad Atari, a tutti quanti, perché decisero di riempire questo mercato. Pensavano che si vendesse tutto automaticamente. Sì, fosse per forza tutto un successo. Invece è successo che la gente non ne poteva più, non ne riusciva più. Troppi prodotti, troppi giochi, troppe macchine. Effettivamente a quel tempo non eravamo pronti a un mercato così pieno. Ma nell'83 c'era già Intellivision 2. Post 83-84 l'Intellivision, la Mattel presentò l'Intellivision 2, che era quello che hanno sempre fatto tutti, la versione economica, cioè una versione migliorata per alcune cose, ma chiaramente puntava anche a una riduzione del costo. Quindi praticamente un Intellivision Slim. Potremmo chiamare una Slim, perché effettivamente era anche più piccola della console originale, anche se sempre piuttosto grande per gli standard moderni, però aveva i due controller staccabili, e quindi non attaccati fissi, perché nella prima, nelle cosiddette Intellivision 1, i controller erano fissi. Se si rompeva un controller dovevi portare tutta la console. Tutto intero lo dovevi portare all'assistenza. Nel Intellivision 2 fecero sia i controller staccabili che l'alimentatore. Anche l'alimentatore era staccabile alla console, quindi poteva essere sostituito con relativa facilità. La console era, io penso, brutta, però queste sono opinioni personali, piuttosto brutta, perché qui scelsero un colore bianco, una forma decisamente più squadrata, una cosa un po' più spartana, un po' strana per i tempi, che non solo creò dei problemi anche in television per un altro motivo. Molte delle periferiche che esistevano a quel tempo, non ci scordiamo che nel television fu all'avanguardia per certe periferiche, la tastiera musicale piuttosto che il modulo del computer, eccetera eccetera, furono costretti a farla in due colori, perché giustamente c'era anche chi era già attento al design, certo, e al colore. Quindi per uniformarla al 2 hanno dovuto farle. Hanno dovuto fare certe periferiche in due colori, continuare a farla per chi aveva in television 1 e per chi aveva in television 2. La tastiera musicale esiste volgarmente detta marrone e bianca, il modulo ECS esiste bianco e marrone, grigio, un leggero grigio. Erano fatti per poterli abbinare più logicamente al colore della console originale. Oltre al fatto che in television 2 si scoprì dopo aveva dei giochi che non funzionavano. Molti si domandarono perché, invece poi diciamo è stato scoperto che Mattel aveva cercato di tagliare fuori le terze parti, cosa che oggi sembrerebbe assurda, ma a quel tempo Mattel cercò con l'Intellivision 2 di fare in modo che le cartucce dei concorrenti non funzionassero. Quindi il motivo di questa scelta di semplice commerciale: se i giochi ci vanno solo i miei, la gente compra solo i miei. Purtroppo sì, questo progetto fallì miseramente, perché aumentarono la RAM dei giochi e anche i giochi Mattel non funzionavano, quindi quando arrivò sul mercato fu già sistemata di tutti questi errori. Era buggata in pratica. Era buggata, il primo modello interno scoprirono che era buggato, non funzionavano i giochi della Coleco, quindi c'erano riusciti. Poi quando fecero nuove versioni degli sportivi television non funzionavano nemmeno loro, quindi bel colpo, fu tolto tutto, una cosa che il pubblico l'ha saputo solo anni dopo, e quindi è sempre rimasto il gioco era Mattel. Non era di Simone Guidi, era di Mattel. Certo. E fino all'83-84, anno in cui la vendita delle console finì piuttosto miseramente, si abbassò a numeri troppo bassi per la Mattel, e quindi dopo qualche anno di mobilità, di mancanze di uscite, di titoli annunciati e non più usciti, eccetera, eccetera,
le quote di questa console, a parte della Mattel Electronics che riguardava l'esclusivo utilizzo di questa console, nel 90-91 fu acquistato da un da una cordata di dirigenti, probabilmente credo anche ex Mattel, insomma, sì, erano ex Mattel. Venivano un po', poi a quel tempo era facile passare di settore in settore. Se avevi fatto i televisori potevi andare a vendere videogame, se avevi fatto videogame potevi andare a vendere frullatori, certo. In America era tutto molto più leggero, e questa nuova cordata che prese il nome di InTV, come potete dirlo, Corporation, iniziò a riprendere la vendita di television e a produrre giochi, che anche qui va detto, di giochi in realtà ne produsse solo uno. Gli altri sono tutti remake o rifacimenti del vecchio catalogo, tra cui appunto anche l'introduzione dei giochi contro il computer, cosa che mancava nei primi giochi. Ma aspetta, ma là si hanno fatto dei remake, vuol dire che hanno messo sul mercato una nuova macchina in television più potente, con più prestazioni? E qui arriviamo al famoso dubbio che attanaglia un po' tutte le persone che seguono giustamente il giusto questo argomento, perché in realtà loro iniziarono a vendere una nuova console, la cosiddetta ITV System 3, sì. Che nome non dice niente, perché tra l'altro sulla console non è indicato un nome particolare, un numero particolare, viene spesso indicata anche come, prima come System 3, poi come Super Pro System. Però in realtà il case era sempre quello dell'Intellivision 1. Ah. Cioè loro presero tutto quello che era avanzato, loro quando presero i diritti alla Mattel, presero tutto il magazzino, tutto quello che c'era. E quindi iniziarono a produrre questa console che fondamentalmente aveva la line dell'Intellivision 1, il design dell'Intellivision 1, e venne aggiunta una scritta proprio sullo chassis, su una delle parti dorate, questa scritta InTV System 3 o Super Pro System. Certo. In realtà è un Intellivision uguale a tutti gli altri. Perché faccio questo ragionamento? Perché arriviamo a uno dei punti più importanti. Perché in realtà l'Intellivision 3 fu presentato, ovvero venne portata all'ennesima mostra come il CES, quello che c'era a quel tempo, il CES di Las Vegas, eccetera, eccetera. È rimasta fondamentalmente, tanto per rovinare subito la festa a tutti, solo su un dépliant. Venne fatta una brochure di 4 pagine con cui all'interno si stagliava un rendering, però a quel tempo sarà stato un fake, un qualcosa costruito in un studio di design. Sì, uno studio con il progetto dello studio di design, praticamente i disegni, esatto. Rendering. E questo è in Television 3. Questo in Television 3 è una console diversa dalle precedenti, la forma sempre un parallelepipedo classico, su un grigio antracite quasi scuro, che poi effettivamente rivoltava le versioni precedenti delle due console. Questa non aveva più un supporto per i joypad con un alloggiamento, erano fuori come un NES, sì. Come una qualsiasi console della Sega o quelle moderne. E tra l'altro nella brochure si vedeva anche un joystick con un tastierino numerico, ma un joystick però, quindi aveva un controller simile a quello, come tu ben menzioni, di Atari 5002. Quindi il design al circo, quello joystick davanti, tastierino dietro. Però non fosse stato poco utilizzabile come quello del 5002. Allora, devo essere sincero, non l'abbiamo mai visto, nessuno l'ha mai potuto provare. Io ti dirò subito che era bellissimo. Va in bene, realtà, bene. No, però era bellissimo. Sicuramente sarebbe stato il più bel joystick di tutti i tempi. Sicuro, era in television. Quindi. Era in television. Per forza, sicuramente migliore di quello da Atari 5002. Sì. Però la console non uscì mai. Molti confondono l'Intellivision 3 con quel Super Pro System. Il Super Pro System è stato in realtà venduto, anch'io ne ho un modello, ma non è altro che un Intellivision 1 prodotto dopo il 91. Console che dopo il 91 tra l'altro è stata venduta ancora per anni e anni, poi ti spiegherò come è andata a finire. Però l'Intellivision 3 è rimasto lì. Si narra, voci, leggendo su web in giro, che esistesse già un progetto per l'Intellivision 4. Intellivision 3 era una console, diciamo, di transizione, era una console con maggiore RAM, maggior ROM, maggior spazio per i giochi e tutto, anche per supportare appunto le periferiche esterne come le tastiere e l'uso del computer. Ma in realtà il vero progetto vincente sarebbe dovuto essere questo Intellivision 4, che dalle poche notizie che abbiamo era superiore di potenza anche a quello di un Nintendo, di un NES.
era una console che avrebbe dovuto traghettare, secondo loro, negli anni 90 fino alla fine del 2000 in television, invece non se ne fece più di nulla, perché nonostante l'NTV Corporation, anche con i pochi numeri, potesse produrre a guadagno, piano piano arrivò il NES, e quindi sì, allo SNES all'invasione giapponese, sì, quindi sì. I prodotti americani ne uscivano sconfitti, certo. E quindi questa console è sparita nel 97, se non vado errato. Keith Robinson, ex programmatore di giochi dell'Intellivision ai tempi della Mattel, ne prese i diritti e fece questa Intellivision Production. Mm-mm. Che però effettivamente di Intellivision non ha più fatto niente, nel senso che ha prodotto materiale in television, ma erano quelle compilation che trovavi in television lives, sì, tipo come ci sono quelle di Atari che puntualmente escono per le nuove piattaforme. E poi fece del merchandising, e quindi iniziò a produrre alcune CD con compilation musicali, le tazze, le magliette, i cappellini col marchio Intellivision. Ma fondamentalmente l'Intellivision in quegli anni lì fu seguito solo dal Telegame e da Radio Shack, quelle mega catene americane che, quando la NTV Corporation chiuse, si presero tutto quello che avevano e le vendettero col loro marchio. Infatti molti collezionano anche i giochi in television a marchio Telegames, che avevano una scatola marrone. Quindi anche in television ha i suoi cloni, come ce l'ha l'Atari 2600. Cloni no, diciamo smaltimento dell'avanzo. Capisco, ho capito. Non era un clone, hanno proprio preso quello che avevano, gli hanno ricostruito una scatola che potevano vendere, dato che la ditta non esisteva più. Scatole tra l'altro bruttine, perché nella maggior parte dei casi avevano rifatto un po' la grafica, ottenuto la grafica originale, mettendo in una scatola fondamentalmente marrone, rossiccio marrone, insomma l'avevano standardizzata, ma giustamente finivano sugli scaffali di queste catene di materiale elettrico, elettrodomestici e tutto, quindi è chiaro non era scelto il loro prodotto di punta. Molto probabilmente Telegames lo faceva tramite canali postali, Radio Shack sul catalogo nei punti vendita, però è chiaro erano ormai cioè tipo ho comprato le cartucce a mezzo centesimo l'uno, le vendo a $2, ci guadagno $2. Ok, quindi in pratica da quel punto in avanti la storia commerciale di Intellivision si interrompe ufficialmente, perché non c'è più nessun prodotto. No, la macchina fondamentalmente è finita nel 91, anche se ha continuato fino al 2003-2004 a essere venduta nei negozi, però mai finita. Bene, grazie di tutto Maurizio. Adesso aspettiamo in gloria a ottobre, quando uscirà sul mercato in television amico, e ci risentiremo sicuramente. È il caso di ricordare che Maurizio Pistelli è il presidente dell'associazione culturale Vico Retro, raggiungibile in qualsiasi momento alla pagina www.vicoretro, senza l'accento, .org. Senza l'accento, chiaramente. Per quanto riguarda l'Atariteca, scrivete le vostre recensioni su iTunes e permettete alla Tariteca di crescere ed essere scoperta. Condividete questo podcast solo con persone interessate che lo potrebbero apprezzare e mandatemi le vostre opinioni e le vostre critiche e i vostri punti di vista. Io sono Simone Guidi, detto Omone. Lui è Maurizio Pistelli dell'associazione culturale Vico Retro. Vi salutiamo, vi abbracciamo fortissimo e vi rimandiamo alla prossima puntata dell'Atariteca. State bene. Ciao a tutti, grazie.